Stefano Accorsi e Miriam Leone si conoscono ormai da tempo. Hanno già collaborato insieme in passato e si ritrovano ora protagonisti di Marilyn agli occhi neri. Un duo che sa vedersi l'una con l'altro. Una sintonia che hanno messo nei loro personaggi, come ci hanno raccontato nella nostra intervista. La prima domanda che voglio fare ad entrambi riguarda due delle sequenze iniziali del film, quindi a Stefano vorrei chiedere quanto è soddisfacente fare una scena dove puoi distruggere tutto e hai anche il permesso di poterlo fare, mentre a Miriam quanti self-tape assurdi nella tua carriera hai dovuto fare se c'è stato qualcosa simile sotto la doccia con un telefono waterproof? Stefano. Beh, intanto un copione che comincia con una scena così è bellissimo, già come imprinting è stupendo. È stato molto divertente perché c'era questa, in questo hotel bellissimo, questa tavola perfettamente imbandita da colazione con il buffet da colazione, mi dicevano tu devi distruggere tutto, puoi salire sul tavolo, puoi scendere, puoi fare, puoi buttare, e quindi è veramente faticoso ma liberatorio. Io le cose più assurde le ho invece fatte proprio sul set, cioè non self-tape, no, certo, magari da bambina, ecco, discorsi immaginari, situazioni immaginarie, fantastiche, così, finti film. Per esempio io quando ero piccola facevamo sempre questa strada, che è una strada statale sulla Timpa, tra Catania, Cireale, verso Messina, ed è una strada panoramica, quindi io mi mettevo il foulard in testa e mi sentivo una diva degli anni 60, ma avevo 6 anni. Però fantasticavo queste, quindi sì, queste follie, ecco, insomma, perché è tutto un equilibrio sopra la follia, diciamolo, cioè che il diverso, l'altro, il matto è anche dentro di noi. E, diciamo, è normale quando ci mettiamo davanti a uno specchio anche desiderando essere delle star delle pubblicità asiatiche, perché no? Sì, beh, la star della pubblicità asiatica è veramente l'apice, forse uno dei momenti più divertenti sicuramente, però era anche, cioè il fatto è che tu lì lo devi interpretare senza capire, cioè senza, non è un momento divertente per il personaggio è serio, quindi la scena è divertente, gli altri ridono, tu non puoi, perché tu in quel momento devi essere invece dentro quella cosa lì e crederci fino in fondo. Tra l'altro la battuta è, che dice Clara, è una battuta che mi ha detto il regista senza motivo, dicendomi hey, amazing is nothing, così, questo è l'inglese, livello inglese, e io ho detto scusami Simone, posso dirlo in scena perché è troppo bella, e quindi è andata così. Forse doveva farlo lui il self-tape, ma questa no, è un altro film. E a proposito del film in sé, mi sono piaciute, sono rimasta particolarmente colpita dalle scene in qualche maniera di bisticcio, di litigio tra i vostri personaggi, perché molto spesso, visto proprio il tema del film, si urlavano contro tu sei pazzo, tu sei pazza, tu sei matto, tu sei matta. Questo penso sia molto caratteristico del non voler cercare di empatizzare con l'altro, ma voler soltanto etichettarlo, cioè non voler entrare in sintonia. Secondo voi quanto ci diamo dei pazzi a volte senza veramente comprenderci? Beh, spesso direi. Credo spesso, sì. È molto più facile restare fuori e non empatizzare che empatizzare. Richiede meno tempo, meno concentrazione. Io credo che lo facciamo abbastanza spesso, insomma. Ammiro molto le persone che hanno una grande capacità di empatizzare. Anche perché spesso, per esempio anche con i bambini, ci vuole molta memoria di sé in quel periodo storico. Tendiamo tanto a dimenticarci come eravamo, no? Invece le persone che hanno quella capacità di non dimenticare come si era da bambini sono quelle che più empatizzano con i bambini, ma anche con gli adulti in generale. Quindi oppure l'artista o il matto è nel senso nobile, sì. È quello che ha la capacità, avendo l'incapacità di giudizio, cioè non mettendo il filtro del giudizio continuo, nel momento in cui Clara e Diego si dicono tu sei pazza, lo stanno dicendo a loro stessi, perché sono esasperati da loro stessi, perché è faticoso essere in quel modo, cioè è faticoso mentire in continuazione, vive un'ansia Clara dentro di sé, incredibile, perché oddio se mi scoprono e adesso la sto dicendo grossa e se questa cosa non funziona, quindi poi nell'esplosione che c'è tra i due personaggi ci sono tutte le ansie concentrate come una pentola a pressione che in scena poi esplodono, ma sono le ansie che si portano dentro nelle scene in cui non accade nulla. Infatti è il contrario delle altre scene che caratterizzano il rapporto dei vostri personaggi, ossia quello del vedersi. Probabilmente per la prima volta Diego viene visto da Clara e Clara viene visto da Diego rispetto a tutto il resto.
E voglio invece chiedere, cosa vede Miriam di Stefano come interprete e Stefano di Miriam come interprete, visto che ormai sono anche diversi anni che lavorate insieme? Allora, io di Miriam vedo sul set, l'ho già detto altre volte, ma una vera compagna di viaggio. Nel senso, abbiamo lavorato insieme anche sulla trilogia 92, 93, 94 e... Anni, vorrei dire. Dal 92 che lavoriamo insieme. Ma che volete di più? Lei cioè, aveva quel foulard. Siamo proprio... Era degli anni 60. Ci conosciamo da bambini. Sì. Sì, beh, praticamente no. E c'è questa grande complicità e questo senso di... Facciamo questo viaggio insieme, divertiamoci insieme, senza dirselo. E poi come attrice trovo che Miriam abbia questa grande capacità di essersi creato un'identità, che è una cosa molto rara, nel senso che sceglie i progetti che vuole fare, non pensa, che ne so, al fatto che le convenga fare certe cose perché quello è l'iter, cerca il suo iter e quindi si crea una sua dimensione e un suo posto molto preciso. Grazie. Non era un complimento. Stefano, come vedete, in realtà poi sul set è così, in realtà è anche così. Io penso che insieme, diciamo, io l'ho visto questo rapporto crescere dall'inizio a oggi, quindi all'inizio eravamo come due persone che si osservavano, no? Si odoravano, aspetta, come sei, chi sei, mi posso fidare, adesso c'è fiducia grande, complicità, lavoriamo insieme per il progetto, non ognuno per sé. Questa è la cosa più bella di questo mestiere, quando si lavora insieme per il progetto, e questo con lui c'è, succede. Poi io ho imparato molto all'inizio da lui, perché quando io ho iniziato, no, nel 92 ero piccola e sono sempre felice. Quando mi è arrivato mi è arrivata la sceneggiatura e Simone Godano mi ha detto Diego, sarà Stefano Accorsi, ho detto lo faccio, vuoi che io voglio lavorare con Stefano ancora. Grazie mille ed è bello vedervi insieme. Grazie. Grazie. Marilyn agli occhi neri è al cinema dal 14 ottobre, distribuito da 01 Distribution.